Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò della Blue Air Plus, una stampante 3D della Tutriz. Tutriz è la stessa azienda che produce la Sapphire Plus, che vi ho già recensito nel mio canale e che, come avete visto, è una stampante che stampa benissimo. Anche questa stampa molto bene e mi è stata inviata direttamente dalla casa produttrice per farvela conoscere. Vi ricordo che vi lascerò un link giù nel primo commento e nella descrizione e che probabilmente riuscirò a farmi dare anche un codice di sconto per pagarla un po' di meno. Il suo prezzo è circa $400, quindi 350 euro circa, ma speriamo di riuscire ad ottenere un bel codice di sconto. Adesso cambiamo inquadratura, guardiamo un rapido video dell'unboxing, un video anche del montaggio, e poi guardiamo per bene sia la stampante che i pezzi che ho stampato. Iniziamo. Visto quindi l'unboxing e il montaggio, adesso guardiamo la stampante nei dettagli. Nella parte bassa abbiamo il case con display e colori, touchscreen, sulla sinistra il logo Tutriz e poi più in alto troviamo il piatto di stampa e va applicato su una base magnetica adesiva. E ancora più in basso troviamo la base del piatto di stampa in alluminio con un calore che si diffonde in modo molto omogeneo e le rotelle per regolare l'altezza e quindi consentirci di calibrarlo correttamente. Questa è la cinghia dentata che è possibile anche regolare con un sistema con una vite a brugo. E nella parte posteriore troviamo il sensore di fine corsa ed il motore per trainare il piatto di stampa. E questo invece è il cavo che ci permette di riscaldare lo stesso piatto. Ancora più in alto troviamo gli assi X e Y, questo è l'hot end, ovviamente ventilato da entrambi i lati. E sulla parte alta troviamo l'ingresso per il tubicino, infatti è una stampante Boden, e ovviamente anche il cablaggio che ci permette di condurre i cavi elettrici fino all'hot end. Stesso Boden che arriva fino all'estrusore. Prima dell'estrusore troviamo anche un sensore di fine filamento. Nella parte posteriore troviamo le due viti senza fine per quanto riguarda il sollevamento dell'asse Z che sono azionati da due motori e nella parte alta sono sincronizzati da una cinghia, quindi i movimenti sono perfettamente sincronizzati e ancora più su sono alloggiate in questi due cuscinetti. E sulla sommità troviamo il reggibobina che permette di far arrivare il filamento fino al sensore e poi di conseguenza all'estrusore e all'hot end. Questa è la rotellina che ci permette di regolare quanta tensione debba avere la cinghia e invece queste sono le ruote gommate che scorrono sui profili in alluminio. In questo caso non c'è la regolazione come siamo abituati sulle ruote con il dado eccentrico, ma un sistema che gli dà una forza costante e omogenea sia su questa che dall'altro lato per avere la giusta pressione sui profili. Invece per quanto riguarda le ruote del piatto di stampa sono regolabili con la classica vita eccentrica. Lateralmente c'è questa presa d'aria e hanno ricavato anche il logo Tutriz e sulla destra c'è il tasto di accensione e l'ingresso dell'alimentazione elettrica. Dal lato opposto troviamo l'ingresso USB e l'ingresso per la micro SD. In fondo invece ci sono i tre spinotti che conducono i cavi fino alla parte alta e questo ci permette di avere un cablaggio ordinato. Però vi invito a fare come nel mio caso, mettete alcune fascette altrimenti i tre cavi possono essere d'intralcio. E adesso prima di guardare i pezzi che ho stampato accendiamola così vediamo pure il display, diamo una rapida occhiata anche al menu e vediamo pure che rumore fa. Ok, come sentite non è proprio silenziosissima, le ventole effettivamente si fanno sentire. Questo è il logo che appare nella schermata iniziale e dopodiché abbiamo le prime tre icone. Accendiamo però il misuratore di decibel. E
Abbiamo 50 decibel, ovviamente con il misuratore di decibel poggiato sulla struttura, non è una misurazione fatta nel modo corretto, però ci fa rendere conto rispetto alle altre stampanti di quanto sia rumorosa o meno. Allora guardiamo il menu. Abbiamo la prima voce che ci permette di agire sulla temperatura, sull'estrusione, sul movimento degli assi. Possiamo mandare in home tutti gli assi. Il comando dell'autolivellamento che ci permette di fare un livellamento automatico grazie al BL Touch. Quindi l'utente si muoverà su più punti sul tutto il piano di stampa e capirà qual è l'altezza adeguata e poi di conseguenza si adeguerà per avere un livellamento corretto. Un'altra voce che riguarda il filamento, più altre informazioni riguardo a firmware, eccetera. Impostazioni riguardanti il wifi, la ventola, il cambiamento della lingua e la possibilità di continuare una stampa che abbiamo lasciato a metà. Più ovviamente il menu stampa nel quale troviamo tutte le icone e poi durante la fase di stampa apparirà una schermata con l'icona della stampante più le informazioni sulla temperatura del piatto di stampa, del nozzle, la percentuale di avanzamento, eccetera. E adesso guardiamo i vari pezzi che ho stampato. Allora, il primo è stato questo gufetto e l'ho stampato durante la recensione dello scanner 3D, anche di quello vi lascerò un link giù per poter vedere la recensione. Allora, questo gufetto è stato stampato molto molto bene per quanto riguarda la parte bassa, quindi il primo layer stampato perfettamente, e lo stesso per quanto riguarda il resto, solo che ha una forma particolare con tutte queste piume, quindi non si possono apprezzare o notare eventuali difetti. Per me è una stampa riuscita bene, ma nella quale non ho voluto mettere supporti. Infatti qua in basso ci sono questi micro difetti solo ed esclusivamente perché non ho voluto utilizzare supporti. Per il resto una stampa riuscita molto bene, quindi ho stampato ulteriori stampe come sempre che ci vanno rendere conto in modo corretto della qualità di questa stampante. I primi pezzi che ho stampato sono stati dei pezzi di test, quindi il classico cubo che ci permette di vedere come stampa sia per quanto riguarda lo stringing, eventuali cedimenti sulla parte alta, le superfici e soprattutto per le misure. Infatti dovrebbe misurare 30 mm per ogni lato e questa è la classica Benji che conosciamo tutti, però come vedete manca un pezzo perché durante la fase di stampa si è staccata dal piatto di stampa. Questo piatto è ottimo, fantastico, ci permette di avere una buona adesione durante la stampa e di staccare con facilità i pezzi quando il piatto si sarà raffreddato. Solo che durante questa stampa non sono riuscito a capire se non avevo fatto bene il livellamento oppure, come si può notare dalla parte più bassa, c'è stato un pochettino di warping, però comunque la parte centrale avrebbe dovuto continuare a mantenere il pezzo attaccato, quindi non riesco ad attribuire la colpa eventualmente o a me o alla stampante. Per quanto riguarda la superficie, comunque è venuta bene, non ci sono cedimenti, si sono formati un pochettino di capellini nella stampa tra un pezzo e un altro, ma solo durante lo spostamento e proprio pochissimi all'interno. Infatti anche col dito li ho rimossi e non si notano più. Un po' di cedimento, ma è una cosa normale, l'abbiamo visto su tutte le stampanti, in questa parte sospesa. E ora guardiamo anche la precisione di questo cubo, quindi dovrebbe misurare 30 mm per ogni lato. Vi ricordo che un minimo di scarto è consentito, quindi abbiamo 30 mm e 20, 30 mm esatti, e da questa parte poco poco di meno, 29 e 93, praticamente è quasi perfetto. Anche le superfici mi piacciono tantissimo, stampate molto bene, considerate che questo è un filamento lucido e quindi eventuali difetti risalterebbero immediatamente. Ed invece, come vedete, è stato stampato molto molto bene. Dopodiché ho stampato assieme sia il portachiavi sblocca carrello della Parkside, perché quello che avevo stampato 4 anni fa, dopo 4 anni di onorata carriera, ha deciso di abbandonarmi, quindi l'ho ristampato con quest'altra stampante. E anche in questo caso funziona perfettamente, superfici che mi piacciono tantissimo, ma quando ho staccato il pezzo mi sono accorto che un minimo di warping si era formato anche su questo. Considerate che dopo questa esperienza ho abbassato la temperatura da 60 a 50 gradi e nonostante tutto qua si nota un minimo di sollevamento e qua un minimo di mancanza di adesione.
e anche questo, come vedete, è stato stampato molto bene. Le superfici sono perfettamente lisce, combaciano e coincidono a perfezione, anche se qua c'è la carta vetrata che fa un po' più di spessore, quindi non tocca. E in questo caso non ho notato assolutamente warping. Questo lo poggio di lato perché la carta abrasiva non vorrei rovinare il piatto di stampa. Dopodiché, per capire bene come si comportasse per quanto riguarda lo stringing, ho stampato questo pezzo che mi serve per appendere i miei droni alla parete. Come potete vedere dalla ripresa, si sono formati dei filini tra un pezzo e l'altro, però si sono rimossi semplicemente passando il dito. Come potete vedere, la stampa è riuscita molto molto bene. E sulla parte bassa, per questo pezzo non c'è assolutamente accenno di warping, quindi è stato stampato bene sia per quanto riguarda la parte bassa che per quanto riguarda le pareti esterne. E dopodiché, come sempre, il nostro amico Superman, che ormai ho imparato a leggere come tipo di stampa e che quindi mi permette di capire effettivamente se una stampante possa essere valida o meno. Guardate, è stato stampato davvero molto molto bene. Ho scelto di utilizzare un filamento lucido che facesse risaltare i difetti proprio per mettere in risalto eventuali mancanze di questa stampante. Invece, guardate, è stato stampato davvero bene, sia nella parte posteriore, sulle parti sospese, tutti i dettagli del viso, eccetera. Ovviamente anche sulla parte bassa, e in questo caso non ho notato assolutamente warping, ma ho notato questo piccolo difetto, che in realtà è in corrispondenza di questo piccolo puntino che si nota qua, che coincide con questo punto, che è semplicemente un'ammaccatura. Ora non so se è stato l'estrusore che è andato a sbattere contro il piatto di stampa, oppure se ho commesso qualche errore io. Fatto sta che c'è una piccola ammaccatura e qua non c'è adesione, quindi fate attenzione a non urtarla, perché comunque risulta una superficie delicata. Però per quanto riguarda la stampa, sia sulle parti sospese, su tutte le pareti esterne, i dettagli eccetera, per me è venuta molto molto bene. Diamo quindi un'occhiata a questo piatto di stampa. Come vedete, una lamina sottile in metallo che ci permette di staccare i pezzi semplicemente flettendola, nel caso in cui non volessero staccarsi semplicemente spingendoli. Come avete visto, i pezzi si staccano comunque con molta facilità ed è possibile eventualmente stampare sia da questa parte che da quest'altra parte. Questa è una superficie magnetica adesiva dalla parte opposta che va incollata alla base del piatto di stampa. Il volume di stampa è 300x300x400 mm, e obiettivamente dobbiamo riconoscere che la stampante è davvero molto bella da vedere, rifinita nei dettagli, e nonostante un numero elevato di cavi, se sistemato con queste fascette risulta anche relativamente ordinata. Visto lo spazio a disposizione, avrei preferito se l'ingresso USB e micro SD fossero stati nel pannello frontale oppure sulla parte alta. Lo stesso per quanto riguarda il cavo di accensione, perché avendo un case molto profondo, in base a dove viene posizionata la stampante potrebbe risultare un pochettino scomodo raggiungere il tastino. Quindi, posizionato sulla parte frontale o in prossimità di questa presa d'aria, sarebbe stato sicuramente molto più comodo. E allora ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questa recensione. Inizialmente mi ero un po' scoraggiato vedendo la Benji stampata a metà. Poi invece, man mano che ho continuato con le stampe, ho visto fino al raggiungimento di questo Superman, che definirei perfetto perché non ha assolutamente alcun difetto, la stampante si è ripresa e ha recuperato i suoi punti. Quindi l'unico problema è questo warping che si forma con temperature alte, perché il piatto di stampa ha una buona adesione. Eventualmente basta abbassare leggermente la temperatura per evitare che si verifichi questo warping, quindi che si stacchi il pezzo, anche perché l'adesione è davvero molto buona, quindi anche con una temperatura più bassa dei 50 gradi stampa perfettamente.
Ed effettivamente a 50 gradi non si è verificato assolutamente alcun fenomeno di warping, il pezzo è rimasto aderente e come avete visto si è staccato semplicemente toccandolo. Quindi una stampante che alla fine vale, stampa bene, è costruita bene con materiali di buona qualità, è anche bella da vedere, ha un menu completo ed è della Tutris, che come sapete produce stampanti di buona qualità. E anche della Sapphire Plus ero rimasto davvero molto soddisfatto. Quindi se cercavate una stampante di buona qualità con un volume di stampa di 30x30x40 cm, andate a dare un'occhiata al link che vi lascerò giù nel primo commento nella descrizione. E se riesco a ottenere il codice di sconto, approfittate dello stesso per pagarla un pochettino di meno. Detto questo, non mi rimane come sempre che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, l'avete ritenuto utile, e cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche. E ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!